Fatto Quotidiano, insomma, da cui è partito, potremmo dire, l'innesco di tutta quanta questa polemica. E scrive oggi Marco Travaglio sul suo editoriale: resta da capire come una tipa sveglia come Giorgia Meloni abbia montato questo cancan. Per distrarre l'attenzione dai guai autunnali avrebbe scelto un sistema meno suicida. Ora tutti penseranno che abbia qualcosa da nascondere in famiglia, anche se non ce l'ha. Per smentire che dietro ogni nomina ci sia la sorella, le basterebbe convocare la stampa, spiegando la genesi e i motivi di ogni nomina. Perché, come molti inquilini di Palazzo Chigi, è in piena sindrome di accerchiamento? Può darsi, anche lei come Conte, è vista come un'intrusa nell'elite più putride, usi a scalzare gli outsider tramite qualche infiltrato. Ma Conte aveva la sfortuna di avere Renzi in casa, lei ha la fortuna di averlo fuori. Perciò, più che dall'esterno, dovrebbe guardare all'interno della sua maggioranza. Gli unici complotti che funzionano sono gli autocomplotti. Colucci, che idea si è fatto? Ma guardi, innanzitutto buongiorno a tutti. E l'idea che mi sono fatto è, per adottare una metafora culinaria, che questo è un grande soufflé che viene a sgonfiarsi non appena ci si mette la forchetta dentro. E chi ha preparato, da quale cucina esce questo soufflé? Esce dalla cucina delle destre, perché naturalmente della interrogazione parlamentare della senatrice Paita e dell'onorevole Boschi nessuno si era occupato. L'informativa data dal Fatto Quotidiano era rimasta completamente sopita. E quando esplode il caso? Quando Sallusti, il direttore Sallusti, sul giornale viene a montare questo soufflé, appunto, viene a cucinare questo soufflé, che viene poi ad essere condito con una raffica di agenzie che partono tutte uguali dai parlamentari di Fratelli d'Italia, che culmina poi con l'intervento addirittura della Presidente del Consiglio sul Corriere della Sera, che costituisce naturalmente cassa di risonanza, amplificazione dell'intera questione e che continua purtroppo in questi giorni. Io davvero penserei che dei problemi di Arianna Meloni noi non dovremmo occuparci, anzi che è davvero grave che questo governo ci trascini dentro le questioni della famiglia della Giorgia Meloni. Capisco bene che l'entourage di Giorgia Meloni è un entourage familistico, perché abbiamo Arianna Meloni, abbiamo il cognato Lollobrigida e abbiamo poi una classe politica che è di secondo livello. Abbiamo il caso Sgarbi, il caso Santanchè, abbiamo visto le polemiche sul sottosegretario del Mastro delle Vedove, vediamo un ministro della cultura che fa impallidire studenti delle scuole elementari per quello che dice. Tuttavia, se questo è un soufflé preparato dalla cucina delle destre, io non credo, come dice il giornalista Salvatori, condivido quello che lui ha detto, che dovremmo semplicemente attestare e fermarsi al fatto che è una montatura. Dobbiamo chiederci a cosa serva questa montatura e dobbiamo dare anche seguito alle domande che oggi il direttore Travaglio esprimeva sul Fatto Quotidiano. A cosa serve questa montatura? E lei cosa risponde? Allora, la montatura serve ad arte per una serie di questioni. Prima di tutto un compattamento della maggioranza. Noi stiamo assistendo a una maggioranza di destra che è una maggioranza sempre più divisa. E sono evidenti le lotte interne tra Fratelli d'Italia e Lega, la difficoltà di Fratelli d'Italia di gestire la Lega. Vediamo le posizioni sempre più differenziate di Forza Italia, lo stiamo vedendo ora con il tema dello Ius Scholae, per fare un esempio, ma anche con tanti altri temi, noi lo vediamo nelle aule parlamentari continuamente. E allora, innanzitutto mi consente di salutare l'onorevole Chelani, che stimo e apprezzo. E ci ha dato la detto questo, prego. Ci ha dato la risoluzione al rebus l'onorevole Chelani, ci ha detto: butteremo la palla in tribuna perché non è nella nostra agenda, dimenticando che questo tema è nell'agenda di tanti bambini italiani. Quindi prevale l'accordo di governo rispetto alle esigenze della popolazione. Non c'è un problema, lei dice, ma non è vero, ma il caso delle Olimpiadi non hanno dimostrato chiaramente il problema dell'integrazione di queste persone che sono italiane, che si sentono italiane, ancorché non abbiano i tratti somatici, come dice il Vannacci, e che non hanno gli stessi diritti. Certo, io capisco, lei adduce la sua esperienza personale della sua famiglia, lei è classe dirigente e ancora una volta traspare attraverso questi discorsi la visione classista, per cui
io che sono classe dirigente godo di determinati diritti. Ma non il è resto vero. Può, ma no, su questo andare, però collega, no, mi devi consentire, allora, no, onorevole no. È disonesto, allora, intellettualmente Kerani, non ti appartiene, no, questa lettura. Perché? 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 Allora la motivo in maniera più tecnica e più precisa. Perché? E l'onorevole Kerani dovrebbe rileggersi l'articolo 3 della nostra Costituzione, che è l'articolo che conclama un fondamentale diritto, che è il diritto di uguaglianza. Che ho detto che in Italia per i minori sussiste. Per il quale, no, però devi avere la pazienza, se continui ad interrompermi rendi difficile e capisco il tuo nervosismo. Allora, l'articolo 3 della nostra Costituzione dice che tutti i cittadini hanno pari dignità sociale, sono uguali davanti alla legge. I cittadini, cosa vuol dire? Che allo status della cittadinanza si collegano dei diritti fondamentali della persona, e lo definisce la Costituzione l'articolo 3. Rileggiamo i testi costituzionali, caro onorevole Kerani. Che rileggi la Convenzione di New York, caro collega Colucci. Che collegano i diritti fondamentali della persona allo status della cittadinanza. Non è vero che coloro che non hanno la cittadinanza italiana godono di pari diritti rispetto agli italiani. I bambini sì. Esiste tutto un sistema di diritto internazionale privato che subordina il godimento di determinati diritti alla condizione di reciprocità. E io conosco molte persone che vivono in Italia, lavorano e hanno figli in Italia, che patiscono come una vera e propria limitazione al proprio status personale il fatto, nonostante abbiano studiato Dante e Petrarca, abbiano amato Giotto e Caravaggio, di non essere cittadini italiani. Ma tutti questi temi per il governo di destra non contano i problemi dei cittadini, conta semplicemente l'accordo di governo. Non è nel nostro programma. Guarda, l'accordo di governo, collega, nel 2022 nella prima commissione affari costituzionali della Camera è stato licenziato e approvato il testo sulla ius, sullo ius culture, che è esattamente il testo che il Movimento 5 Stelle, già presentato dal deputato Brescia nella scorsa legislatura, ha ripresentato nel novembre del 2022 in questa legislatura. Ma vedete, ragioniamo di temi, evitiamo di metterla sempre in questa situazione del politichese, della cacciata. No, infatti di questo stiamo ragionando. Colucci, prego. Adesso imbarazza di Vannacci, che davvero non appassiona nessuno. Mica, ma io vorrei che mi venissero chiarite le eccezioni di merito, perché l'onorevole Kerani non le ha espresse, alla proposta dello ius culture. Quali sono le eccezioni di merito? Perché mi ha detto che non è nel programma, abbiamo la legge finanziaria, abbiamo altre priorità. Quali sono le eccezioni di merito? Lei lo sa che questa è una legge che in 10 giorni noi riusciamo a licenziare, se c'è la volontà. Di merito, onorevole Kerani, quali sono le eccezioni allo ius culture? Ce le può riferire gentilmente? Allo ius culture o ius scuole? Lo ius scholae o ius culturae sono due sinonimi. Molto simili. Kerani. Ah, devo rispondere alla domanda, adesso fa lui il moderatore. Rapidamente. Allora, rispetto alle eccezioni di merito, posto che, torno a ripetere, non mi faccio tirare per la giacca portando sull'agenda politica un tema che non ritengo che sia un'emergenza, rispetto alle eccezioni di merito, prima di poterne fare, dovrei avere una PDL davanti, ecco, per appunto comprendere quali sono i temi di merito che vengono portati all'interno dei governi di questa PDL. Collega, no. Come fai no, a fare un'eccezione di merito se tu non hai una PDL di fronte? Un testo davanti, una proposta davanti, e poi ne parliamo. Non ho il testo. Noi, la scorsa legislatura, allora mi chiedi le eccezioni di merito e ti rispondi da solo. Scorsa legislatura, e il frame di Giorgia Meloni che parlava in quei termini si appoggiava su una PDL di cui si discuteva in Parlamento, noi siamo stati in grado, come sempre, di proporre i temi di merito. Oggi mi si tira per la giacca, per il 15 di agosto mi si dice facciamo lo ius scholae, lo ius culturae. Voi la Baldino sinistra ha sempre utilizzato questo tema per far entrare surrettiziamente all'interno del nostro ordinamento lo ius scholae. Colucci, basta parlare di Vannacci? E se dovessimo definire il fil rouge di questa trasmissione, è cominciata con il termine desolante parlare di Arianna la trasmissione Meloni, o dice... i temi, no, perché se è desolante la trasmissione mi preoccupo io, ecco. No, è il fil rouge narrativo della sua trasmissione, che è assolutamente felice sotto l'insegna del desolante e poi terminare con Vannacci. No, davvero di Vannacci è inutile parlare, però ritengo che un giudizio politico invece si possa e si debba dare noi che siamo dei politici, perché evidentemente
la diciamo iperbole di Vannacci svela quello che è stato un'operazione esclusivamente elettoralistica. È stato candidato dalla Lega solo per racimolare quei 500.000 voti che hanno consentito di conseguire quel 10%, di evitare il sorpasso di Forza Italia, e a Salvini di galleggiare. Ma manca un collante, un collante. Questa operazione elettoralistica noi l'abbiamo denunciata come Movimento 5 Stelle in occasione delle europee. Noi non abbiamo candidato Giorgia Meloni capolista nelle 5 circoscrizioni solo per racimolare 2 milioni di voti, sapendo che era una presa in giro per i cittadini italiani. Giorgia Meloni non sarebbe mai andata nel Parlamento europeo perché da Presidente del Consiglio è semplicemente ineleggibile. Non abbiamo fatto operazioni elettoralistiche per racimolare voti. Questa è serietà. È evidente che ora le falle, le difficoltà politiche che il personaggio come Vannacci presenta alla Lega e presenta agli italiani, consentitemi, perché non è questione solo interna della Lega, contesto anche questo aspetto della narrazione dell'onorevole Chelani, è una questione che riguarda il dibattito pubblico e quindi riguarda tutti quanti noi deputati, ma anche cittadini italiani. Non è che la conseguenza di un'operazione che è meramente elettoralistica, l'abbiamo vista. Mi consenta però di dare una distinzione chiara rispetto al fenomeno Vannacci con le origini del Movimento 5 Stelle, che sono state fondate su principi che sono stati unici, innovatori e addirittura visionari, perché la creazione di Beppe Grillo... No, ma il paragone era con la figura di Beppe Grillo, che sicuramente è catalizzante, così come è catalizzante quella di Roberto Vannacci in questa stagione politica. Beppe Grillo ha creato insieme con Gian Roberto Vannacci, come appunto le stavo dicendo. Gian Roberto Casaleggio? No, no. Gian Roberto Vannacci, no. Non è male. Non è male. No, con Gian Roberto Casaleggio ha creato un progetto, come stavo dicendo, visionario e diciamo e unico nel panorama. Tra l'altro basato su un principio fondamentale della democrazia diretta e partecipata, e che ha avuto il grande pregio democratico di incanalare quello che era diciamo il disagio della popolazione in quel momento in strumenti che erano e sono stati strumenti democratici. Quindi diciamo che ogni accostamento tra la figura di Beppe Grillo e la figura del generale Vannacci è assolutamente inappropriato, insomma, non ci sta.